18 anni finalmente si riesce ad avere una struttura che si occupa di quella parte della malattia che non è più recuperabile con la medicina ordinaria e passa alle cure palliative. È un esempio di grande civiltà che questa città riesce a proporre ancora una volta con un contributo determinante del Calcit, questa associazione che prossimo anno compirà 40 anni, tanto ha dato ad Arezzo e speriamo che ancora tanto sia in grado di dare. È finalmente una realtà il nuovo hospice di Arezzo che si trova nella palazzina Calcit accanto all'ospedale San Donato. 6 i posti letto di degenza ordinaria e un posto letto di day hospice per chi si sottopone a cure oncologiche. Una battaglia di civiltà vinta soprattutto dagli aretini. Ma grande soddisfazione per i cittadini di Arezzo che in questa struttura nel 2001 ci hanno investito 7 miliardi di lire. A oggi riprende la sua piena funzionalità, perciò siamo stati un paio d'anni fermi, a oggi la palazzina Calcit è interamente usufruibile da tutti i malati, a partire dalla senologia, dal servizio scudo, dall'angiografia e l'hospice. Non c'è dubbio, è un passo di civiltà, è un ringraziamento speciale a Calcit che insieme all'azienda sanitaria e alla Regione Toscana ci hanno messo 500.000 euro e attraverso questa collaborazione tra volontariato e istituzioni abbiamo messo in piedi una struttura, come giustamente diceva lei, di civiltà. Di civiltà perché il sistema sanitario, anche quando non può curare, ha il dovere di prendersi cura fino in fondo delle persone. Quindi credo che questo sia davvero un elemento di ricchezza straordinario per il territorio di Arezzo e per tutta la Toscana. I ragazzi del suo liceo hanno, diciamo, reso più belle queste pareti. Sì, continua la nostra collaborazione con la ASL, con l'ospedale e quindi all'interno del nuovo hospice troveremo dei quadri, dei disegni e dei colori completamente rinnovati per l'occasione. È un modo per i nostri ragazzi per aumentare il loro grado di sensibilità nei confronti della vita e del nostro territorio.